Stefano, non vorrei averti. No, no, io dirò pochissime annotazioni. Innanzitutto voglio dire una cosa, parto da questa riflessione e poi ne parlo. Anche perché io credo che la gente voglia ascoltare l'autrice sostanzialmente. No, volevo farti un piccolo elenco. Adesso Stefano, che ha detto ai lavori, penso che forse capisce dove voglio parare subito. Mario Desiati, Nicola La Gioia, Argentina, Elisabetta Liguori, adesso dico quelli che mi vengono in mente perché ne sto saltando diversi. Ah no, vabbè, Caro Figlio, De Cataldo. No, aspetta, aspetta, aspetta. No, no. Vabbè, mi inserisco pure io, insomma, in questa cosa qua. Perché i narratori. Ci avete fatto caso mai a questa cosa? La nuova ondata di narratori pugliesi, da 15-20 anni a questa parte, sono tutti laureati in giurisprudenza. Io quando l'ho letta questa cosa sono saltato in aria, perché ogni volta ci penso. Lungi da me chiederti l'età, naturalmente, non, lo so che non si fa, lo so che non si fa, però c'è questa generazione che in quegli anni lì si scriveva giurisprudenza, io capisco bene perché l'ho fatto pure io, capisco bene, senza nessuna motivazione, senza nessuna voglia di fare, di Diciamo che era un po' lo seguire. sbocco naturale dopo il liceo classico, molti ci iscrivevamo a giurisprudenza, Esattamente, sì. però Beh, poi comunque fare però altre cose, finire a fare diciamo, altro. completamente altro, no? E questa, e tu sei l'ennesima narratrice che ha alle spalle studi giuridici, non letterari, insomma. Questo l'ho trovato molto interessante. No, io dopo la laurea in giurisprudenza non ti nascondo che volevo fare un corso di criminologia, però poi c'è stata questa passione per la musica che è stata preponderante, nel senso che per un periodo di tempo io mi sono dedicata solo alla musica. Poi qualche anno fa questa mia passione originaria per la scrittura ha cominciato proprio a imporsi, a chiamarmi e quindi alla fine ho cominciato a scrivere. Ma insomma, è un caso. Questa laurea in giurisprudenza è un po' un percorso casuale che se ne appartiene a tanti. Bene, bene, insomma, è un'annotazione, non so se qualcuno l'ha mai fatta davvero questa cosa, però è proprio così. I narratori pugliesi hanno questo background Forse dopo incredibilmente. la laurea torna comunque torna ad affacciarsi agli studi Gli classici, studi quindi classici, sì. forse la laurea in giurisprudenza, quindi questa passione, un ritorno alle origini. C'è un ritorno alle origini. Allora, niente, allora io intanto, io non ti ho detto niente mentre leggevo il libro, perché non mi piace dire prima, né mi piace parlare prima delle presentazioni. Questa cosa me la insegnò, non mi ricordo chi, durante i miei esordi, quando giravo per l'Italia. No, ma che stiamo parlando? Parliamo di altro, perché proprio, se no, durante la presentazione non sappiamo che dirci. Mi piace dirlo durante la presentazione, improvvisare, insomma. Devo dire che. Io, Stefano lo sa molto bene questo, no? Ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto una marea di presentazioni insieme. Tendo sempre un po' così, ad avere un atteggiamento così attendista rispetto, no, alle cose che mi passano. Ma devo dire che appena ho iniziato a leggere, ad entrare nella trama del tuo libro, non mi staccavo più. E questo, ragazzi, cioè questo è veramente il vero scopo del narratore, è quello di prendere il lettore, prenderlo dalla prima pagina per le orecchie e trascinarlo fino all'ultimo. E allora, quando uno, già questo, hai vinto, cioè hai vinto la sfida, assolutamente, cioè Grazie. assolutamente. Io non vedevo l'ora di ritornarci di continuo. Questo mi fa un sacco di Perché, piacere. sì, perché allora possiamo parlare di lingua, se volete possiamo fare anche dei discorsi molto accademici, se volete, a qualsiasi livello, ma parliamoci chiaro, raccontare, scrivere è raccontare delle storie, è l'arte del saper narrare, adesso siediti qua che te ne racconto una. E beh, insomma, un grande encomio da parte mia, della narratrice consumata, ma anche proprio con questi cliffhanger alla fine dei capitoli, no?
questi tipo cioè no questi abissi che ti lasciano così e poi dici caspita, io devo andare avanti, non posso andare a dormire, devo per forza andare così come sono costruite le serie TV, no? Certo. È un trucco narratologico molto efficace. Guarda, poi c'è una cosa che mi ha colpito molto. Io non voglio raccontare la storia, perché davvero leggetela, perché se noi vi diciamo anche una sola parola in più vi togliamo il piacere dello scoprire questa storia. Però così anche per seminare delle curiosità, anche solo per questo, poi ci capiamo solo noi. Una volta io stavo presentando, anch'io ho scritto un libro che prendeva le mosse dal campo profughi, si chiamava Il mare per chi corre, del 2011. Il fatto che Ben Gurion sia stato qui è abbastanza una leggenda. Io credo che tu per scrivere questo libro abbia studiato tanto, sì. Abbia moltissimo sì. Informata, suppongo, no? No, perché io passai un anno della mia vita a studiare prima di mettermi a scrivere quel libro, mi ricordo. Golda Meir sì, è più certo, di Ben Gurion no. Allora, espressi questa perplessità proprio dove? A Ginevra. Io infatti quando ho letto Ginevra, che il ragazzo, vabbè, sì, voglio dire niente, sì, vabbè, a un certo punto c'è la città di Ginevra, stavo presentando il libro a Ginevra. Si alzò un tizio e disse: no, guardi, che in tale archivio, non so dove mi disse, non mi ricordo proprio, sono passati tanti anni. In tale archivio lei può andare a cercare, trova la conferma, le prove, insomma, documentali che Ben Gurion sia veramente stato qui ad organizzare le partenze per quella che allora era ancora la Palestina, cioè una colonia britannica. E questo mi ha creato un cortocircuito da lettore e da narratore che si è occupato in qualche modo della faccenda. E tuttavia non è solo un pretesto, devo dire che è trattato anche molto bene le leggi razziali che a un certo punto intervengono. E con quanta facilità poi venivano applicate anche da gente che in teoria per missione, per vocazione, per novella evangelica avrebbe dovuto fare tutt'altro. Voi parlavate dell'amore che muove i personaggi, no? E ho trovato molto bello il fatto che il narratore a un certo punto abbia voluto assegnare una redenzione anche al personaggio che sembra più cattivo di tutti. E quello è un punto del libro in cui, intorno a pagina 300, uno arriva a pagina 300 e dice: ok, è andata a finire così, ma no! Voi penserete che è andata a finire così, ma in realtà poi si ribalta completamente, continua avanti, diventa un gotico, diventa proprio il genere, entriamo in un genere ancora diverso, e le cose si ingarbugliano, e anche le persone si sovrappongono, un personaggio che sembrava tale diventa tutt'altro, e diventa molto interessante, insomma, da quel punto in poi. E io ho trovato molto, davvero, veramente, di faccia, sono sinceramente ammirato dal modo in cui tu hai utilizzato questo alternarsi di terza soggettiva e terza onnisciente. Miracoloso, veramente. No, perché non è facile gestire una cosa del genere. Perché la camera, no? Un po' fa marcia indietro e il campo è libero. Quindi il narratore sa tutto di tutti e ce lo racconta. Poi quando si avvicina, resta sempre una terza. Adesso scusatemi, forse divento noioso con questi appunti tecnici, però io sono molto curioso, no, di come sono composti
composti i romanzi. E niente, quando si avvicina, il lettore sa già, no, in qualche modo, ma non sa proprio tutto. Il narratore onnisciente gli aveva detto qualcosa, però poi piano piano ce lo fa scoprire questa. Io uso sempre questa metafora della camera che si avvicina per capirci bene, perché il linguaggio cinematografico più o meno lo mastichiamo tutti. Allora è molto bello, no? Perché c'è un momento in cui c'è questa apertura, no? È successo questo, quest'altro, e poi adesso vi racconto il dettaglio, come davvero è andata. Molto bello. Molto cinematografico, sì, con questi dialoghi assolutamente credibili, credetemi, lo dico da persona che scrive da sempre, veramente da sempre, fare i dialoghi è la cosa più difficile in assoluto, è davvero la cosa più difficile. Io me ne rendo conto quando insegno scrittura da un sacco di anni, e quando è il momento di far loro dei dialoghi, incominciano a mettere in bocca alla gente delle parole che non direbbero neanche sotto tortura, dei modi di dire. No, invece sono davvero molto credibili e soprattutto molto diversi, perché il rischio è che un po' parlino un po' tutti allo stesso modo, no? Invece il come io parlo mi svela anche la personalità. Quando parlano nel 1938, no? Dovevano avere un linguaggio più datato, specialmente perché alcune erano delle persone anche grandi d'età. Per cui ho cercato di immaginare come potessero parlare. Il modo in cui parla Nathan nella mail è diverso dal modo in cui può parlare Fulvio Latri, che è lo zio del nostro protagonista. Quindi ho cercato di dare questa specie di ritmo proprio nel linguaggio. E infatti questo mimetismo linguistico è la cosa che in assoluto io ammiro di più in questo romanzo, perché si esprime anche in tanti modi, non solo nei dialoghi, anche nelle lettere. Ci sono molte lettere in questo libro, ci sono molti biglietti scritti, e anche lì devi inventarti una lingua per ciascun personaggio, no? Certo. Perché sennò diventano piatti. Flat character, no? Diceva, vabbè, il grande narratologo inglese che mi verrà fra 5 secondi, Forrester, diventano piatti, se non gli dai profondità attraverso il modo di scrivere, di dire, di parlare, di muoversi, di atteggiarsi, di rapportarsi alle cose della vita, sono tutti uguali, fanno un po' di. Insomma, non funziona, no? La narrazione funziona in quanto ci sono personaggi molto diversi fra di loro che interagiscono, no? Interagiscono, come in una piccola battaglia. E insomma, tutto questo per dire che è davvero, davvero interessante. Il fatto che poi lei affidi anche alle romanze, qui, qua e là, insomma, il dire. I tratti più lirici, insomma, i momenti più lirici del libro, Beh, sì, quello è proprio beh, a parte della tua quella è la mia cultura, no? È passione, sì. davvero molto interessante. E, niente, che dire, veramente complimenti, davvero. Grazie, Complimenti sì, anche a Stefano che ti ha scoperta, perché l'editore, cioè, è importante, no? È certo. importante. Sapete, è un momento terribile per l'editoria. Adesso non ci facciamo le lagne solite, ci facciamo fra di noi, però io credo che, come, non so se tu segui Monica Rossi, sei presente che sia, no? Sai che Monica Rossi dice sempre, Monica Rossi è un uomo in realtà, è un tipo che sta, vabbè, chiamiamola Monica Rossi, dice sempre: questo è un momento in cui gli editori dovrebbero fare dei romanzi così, esattamente così, proprio così, dei romanzi che tengono il lettore aggrappato alla pagina, che non svolazzino, che non facciano ricerca, avanguardia, cioè che
per carità, poi lo dice uno che ha esordito con un libro che è stato definito l'ultimo libro dell'avanguardia del Novecento, vabbè, lo dice uno così, però dopo quello, poi non è che resti agganciato a quell'esordio lì, dopo quello, per me, narrare significa raccontare le storie, e Valentina lo sa fare veramente molto molto bene.